Complimenti a Stefano Sani. Grazie Maurizio. Ho avuto un'idea clamorosa quella di iniziare con complimenti, perché se li merita, è un ragazzo simpatico, semplice, soprattutto sorridente. Sorridente. È vero? Certo. Secondo perché, me... perché non bisogna sorridere? Ah, è vero, accidenti, anzi tu sei il cantatenero per me. Il cantatenero? Sì. Canta... Ho notato anche quando canti, dici delle cose tipo inferno. Inferno. E ridi. È l'inferno di Dante. Parli di guai e ridi. Hai visto? Se dovessi dire disgrazia, cosa fai? Non lo so. Mi sganascio. Dai, sì, pazienza. Comunque, è importante essere così, sorridenti, felici, perché anche giovane, mi sembra che qualche occasione non ne abbia. Senti un po', dimmi. E cosa ti succederà nei prossimi giorni, dopo questo clamoroso successo, dopo questa affermazione sanremese che hai bissato, no? È 2 anni. Sì, l'anno scorso mi sono presentato per la prima volta a Sanremo con Lisa. Lisa, e hai fatto la gara, no? Ho fatto la gara, sì. In pratica tu stai seguendo la carriera di Claudio Villa. Anche lui l'anno scorso ha fatto la gara e quest'anno però... No, lui ti ha bruciato e quest'anno addirittura ospite. Al prossimo anno vedrai... Prossimo anno ospite d'onore. Senti, quali sono i tuoi prossimi impegni? So che prossimi... sta per nascere qualcosa, no? Sì. Non è che sia un ragazzo padre, no? Sta per nascere qualcosa. Sta per uscire il mio primo LP. Il primo LP, ti senti padre? Sì, papà. Ormai sono... Come sto quasi per partorire. Come lo chiamate? Questo, sai, è un disco, è un LP maschio o femmina? Come te lo aspetti tu? Vabbè, lo chiamo proprio come me, Stefano Sani 1983. Ah, però una grossa idea che è molto sfruttata in questi anni, Stefano sì. Sani. Comunque c'è un'altra bella notizia per te. Dimmi. Poi sempre c'è un posto di frate libero. Ah sì? Sì, perché Cionfi ha dichiarato ufficialmente che non è frate. Allora... Secondo me rende. Ci penseremo. Fatti ah sì, frate. Rende. Sì, sì, fatti frate che ti andrà ancora meglio. Anche, oddio, le ragazze rimarranno molto male l'idea che un ragazzo così sorridente e piacevole si faccia frate, ma comunque, tieni presente che Cionfoli ha lasciato un posto vacante. Detto questo, torniamo ai complimenti. Torniamo ai complimenti. Complimenti per proporre complimenti. Sì, è l'ultimo 45 giri che ho presentato a Sanremo. Da Sanremo a Super Classifica Show, col sorridente, il cantatenero, chiamiamolo, il cantatenero Stefano Sani. Grazie. Sincero, più non c'è, meglio un vino leggero, quello c'è, e sto in giro la sera a smaltire i miei guai e controllo se tu stai in casa o te ne vai. Complimenti perché senza te non ci sto nemmeno un'ora. Complimenti lo so, ho bisogno di te anche stasera. Complimenti però, un regalo ce l'ho, si chiama amore. Complimenti perché ce l'ho fatta innamorare. A Super Classifica Show Speciale Festival c'è Stefano Sani. Non mandarmi via, non farmi naufragare in un mare di malinconia. Se mi guardo allo specchio, ci sei tu. Se mi fischia un orecchio, sempre tu. Nell'inferno di Dante io ti metterei, poi ti fermi a parlarmi un istante e un angelo sei. Complimenti perché senza te non ci sto nemmeno un'ora. Complimenti lo so, ho bisogno di te anche stasera. Complimenti però, un regalo ce l'ho, si chiama amore.